una bella persona, l'esempio di quello che è Milano, che accoglie, che integra, che supera le divisioni, un grande sindaco, il primo sindaco eletto dai cittadini, il primo sindaco leghista, a cui Milano deve tanto, la nuova fiera, la nuova Alpensa, le nuove metropolitane, lo smaltimento dei rifiuti, le isole pedonali, i miei figli che oggi fanno due passi a piedi o in bici in via Dante o in San Babila non sanno che fu Formentini con la squadra di matti e coraggiosi della Lega a cambiare la città, quindi è bello che oggi lo abbia ricordato sindaci diversi, perché il bello di Milano è che supera, unisce, raccoglie, guarda avanti. Non è il modo migliore di incominciare il 2021, però è un impegno ancora più forte per Milano e per la Lombardia e per tutto il paese ad avere un 2021 di slancio, di speranza, di uscita, di vita, di salute, di lavoro, al di là delle distinzioni politiche. Quindi è questo l'impegno che prendo con Marco Formentini, con questo pezzo di Milano che è la storia di Milano: costruire, ricostruire, uscire, vivere, respirare, studiare, lavorare. Senatore, per ricostruire, per uscire, Gallera può continuare a fare l'assessore alla regione Lombardia? Non faccio mai questioni di nomi, il nostro impegno è che nel 2021 la Lombardia corra. Salute, lavoro, non faccio questioni di nomi e cognomi. Sì, però sembra essere. La Lombardia è una grande comunità, la Lombardia è stata colpita prima di altre in Europa, più di altre in Europa, grazie ai Lombardi si è rialzata, nel 2021 correrà, questo è il nostro impegno, non faccio questioni di nomi, cognomi, sigle, vogliamo che la Lombardia sia il traino non d'Italia, ma d'Europa. La Lega l'ha sfiduciato. Io guardo avanti. C'è stato un vertice oggi su Gallera, non avete parlato? No, no, oggi. Ma ne condivide le parole? Oggi io ho portato il mio omaggio a un grande italiano e un grande milanese come Marco Formentini. Nei prossimi giorni si corre. Ma cosa pensa delle parole? No. Parlare di questo maschio? No. Nei prossimi giorni si corre, quando le cose saranno fatte lo saprete. Se non richiamati dalle ferie, insomma, è stato un po' un autogol. Ragazzi, però dire. Io riesco a sentire una domanda alla volta. Si prova anche per il sindaco di Milano? Certo, certo. Marco Formentini è l'esempio di una persona non famosa, onesta, coraggiosa, determinata, che si è messa a disposizione della sua città. E quindi sceglieranno un nuovo sindaco milanesi, romani, bolognesi, torinesi, napoletani. Noi abbiamo tutta l'intenzione di proseguire sulla via della Milano civica, della Milano che unisce, della Milano che cresce, ripartendo dalle periferie. Non è il momento di fare politico, di fare polemica, però tanti milanesi delle periferie aspettano segni concreti e quindi noi ripartiremo da lì. Ai medici lombardi che non si sono vaccinati in questi giorni contro il Covid, lei che dice? Non mi permetto di dare lezioni ai medici, porto enorme rispetto ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario che hanno giurato per salvare la vita del prossimo e loro stessa, quindi chi sono io per dire a un medico cosa deve o non deve fare? Ma al netto di tutto, la frase di Gallera, non richiamo i medici per vaccinare, è stato un po' un autogol o no? Guardo avanti, non commento le frasi, ribadisco l'impegno mio, della Lega e di tutto il centrodestra a portare la Lombardia a essere un modello. Dopo la bomba che ci è esplosa in casa, vogliamo tornare a essere un esempio, un modello per tutta Europa e abbiamo tutte le potenzialità per farlo, medici, imprenditori, lavoratori, associazioni. Vedrete, vedrete di che pasta sono fatti i lombardi. Se non si prende una posizione con Gallera. Basta, vista, basta. No, non nei prossimi giorni, da oggi, da oggi. Ma sempre con la stessa squadra o c'è un'ipotesi di cambiamento? Lo vedrete nei prossimi giorni. Quindi non lo esclude. Altro? So, per il governo dovete chiedere a Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti. Noi siamo pronti. Piuttosto che andare avanti per mesi con litigi, beghe, rimpasti, articoli, interviste, polemiche e tenere ferma l'Italia, noi siamo pronti. Un'alternativa liberale fondata sullo sviluppo, sull'impresa, sulla crescita, sulla famiglia. C'è, se non hanno più voglia di governare noi siamo pronti. Il nome di Draghi? Non faccio nomi e cognomi di nessuno.